Cercasi operai per il più grande cantiere d'Italia. Fra qualche settimana, e comunque non più tardi della fine della prossima estate, ANAS aprirà i cantieri per la realizzazione del terzo megalotto della statale 106 Sibari-Roseto. Un'opera epocale che avrà necessariamente bisogno di oltre 1500 unità lavorative, che saranno reclutate nel territorio, almeno stando alle prospettive della filea CGIL Tirreno Sibariti De Pollino, che nel corso dell'Assemblea Generale dei Lavoratori Edili, tenutasi a Corigliano Rossano, ha ribadito come, in fase di contrattazione, sia con il committente che con le imprese appaltatrici dell'opera, vuole ottenere proprio l'impiego della manovalanza locale. Diamo ai lavoratori, tramite la contrattazione di anticipo che è già stata avviata e che dovremmo portare a termine a breve, la possibilità di avere tutti gli strumenti necessari per potersi presentare nel migliore dei modi con le loro qualifiche e la loro professionalità per poter accedere a questo grande cantiere e crei le opportunità per tutti i lavoratori edili della provincia di Cosenza ed oltre di riuscire ad accedervi e quindi avere un lavoro garantito, sicuro, contrattualizzato e ben retribuito. Stiamo facendo decine di assemblee per fare in modo che questa cognizione, quindi questa percezione ai lavoratori arrivi tutta ed in pieno e vada anche oltre a quello che capiscono i lavoratori, quindi alla cittadinanza. Marco Le Fosse per la CNews 24. Questo genere di situazioni oserei dire che quasi fisiologicamente si innescano più delle volte per motivi assolutamente risibili. L'omicidio di Luigi Berlingeri, il cinquantenne di etnia rom, ucciso a colpi di fucile in pieno volto durante una lite all'interno dell'accampamento di Scordovillo a Lamezia Terme, riapre una delle questioni più spinose per la città. In quel pugno di baracche e container vivono nel degrado più totale, in condizioni igienico-sanitarie al limite e in gravi condizioni di inquinamento ambientale in più di 500. Un ghetto all'interno di Lamezia, isolato e protetto da alte mura di cinta, snodo di traffici e delinquenza, ma anche un bacino di sofferenza e dolore. C'è un'attenzione per quanto ci riguarda da parte della Procura della Repubblica per ciò che attiene al profilo ovviamente criminale e giudiziario. La prospettiva della problematica è sicuramente più ampia, va inquadrata in quella che è appunto una criticità che deve essere risolta dalla politica e dall'amministrazione della città. Dal 1982, anno della sua costruzione in via emergenziale, il campo è cresciuto famelicamente, diventando quello più grande del sud Italia. Nel 2011 l'ordinanza di sgombero della procura, a cui hanno fatto seguito pochi trasferimenti e spesso mal gestiti, tanto da creare altri piccoli ghetti. E se il degrado genera degrado, la comunità si stringe attorno a sé, un corpo granitico difficile da penetrare. La comunità rom, per cultura, ha proprio una sorta di diktat che impedisce loro di collaborare con le forze di polizia. Tiziano Abbagnato per la CNews 24. Mario Oliverio è tornato nella Locride. Il governatore della Calabria è stato ospite di un'iniziativa pubblica Riace promossa dalla Recosol, a margine della quale ha ribadito l'impegno della regione a sostegno delle politiche di accoglienza nel paese guidato dal sindaco Mimmo Lucano. Ma Riace è una realtà importante, è un modello di accoglienza che deve essere sostenuto e noi lo sosteniamo perché siamo convinti che appunto Riace può e deve essere assunto come modello dall'intero paese, perché è un paese che ha approdo di immigrazione, dove centinaia di migliaia di persone spinte da una condizione di sofferenza approdano, deve porsi con serietà e senza demagogie e alimentazione di paure, deve porsi il problema di come accogliere. Il presidente della giunta regionale si è poi recato a Caulonia per manifestare personalmente solidarietà e vicinanza al primo cittadino Caterina Belcastro, destinataria dei giorni scorsi di una lettera minatoria. Ilario Balì per la CNews 24. Importante da un punto di vista strutturale che nel carcere di Arghillà finalmente si siano avviati i lavori per la costruzione di un plesso multifunzionale con palestra, teatro, luoghi di culto anche per i detenuti di fede islamica.
Sono tanti i progetti messi in campo dal Garante Comunale dei diritti delle persone private e della libertà personale, come sono tante le denunce che lo stesso ha effettuato per la situazione in cui versa il carcere di Arghillà. E la presentazione della relazione annuale è stata occasione per fare il punto sulla struttura inaugurata in pompa magna nel 2013 dall'allora ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. Lieve il sovraffollamento, ma la problematica più grave dell'istituto penitenziario è rappresentata da un presidio sanitario che è sempre meno garantito. Battaglia combattuta a gran voce anche dal direttore del carcere Maria Carmela Longo. Questa purtroppo è una spina nel fianco, perché l'assistenza sanitaria all'atto dell'apertura dell'istituto di Arghillà è stata calibrata su un target che era minimo. Le condizioni di Arghillà numeriche e qualitative sono notevolmente mutate e non si è provveduto a un adeguamento del livello di assistenza sanitaria. Non sono presenti, se non in misura estremamente ridotta, l'assistenza specialistica, non sono attrezzati i laboratori, la stessa assistenza sanitaria di base non è garantita nell'arco delle 24 ore, quantomeno sotto l'aspetto infermieristico, e di tutte queste mancanze, se vogliamo, poi le conseguenze ricadono sui detenuti, e voglio evidenziare che la caratteristica dei detenuti è che sono sempre in incremento quelli che soffrono di particolari patologie. Angela Panzera per la CNews 24. L'inaugurazione del nuovo campo sportivo della Casa Circondariale di Castrovillari, intitolato alla memoria di Fedele Vizzo, direttore dell'Istituto di Pena fino al 2016, ha concluso il progetto Sport e Legalità promosso dal Lions Club, guidato da Michele Martinisi. L'iniziativa, avviata dopo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa siglato con la direttrice del carcere Maria Luisa Mendicino, si è articolata in diverse fasi caratterizzate dall'incontro con alcuni campioni dello sport come Clemente Russo e Gianni Maddaloni. L'ultimo appuntamento è invece registrato la presenza dell'atleta olimpionico di pallanuoto Perez Amaori, reduce dalla partecipazione all'Isola dei Famosi, e di Antonio Rocca, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Under 15. Sul campo sportivo si è svolto anche un triangolare amichevole tra due squadre di detenuti ed una formazione capitanata dal sindaco della città del Pollino, Mimmolo Polito, in cui hanno trovato spazio, tra gli altri, il consigliere comunale Nicola Di Gevio, i componenti del Lions ed altri validi sportivi castrovillaresi. Salvatore Bruno per la CNews 24. L'arte di Marco Cardisco, una delle principali attrattive di Tiriolo, suggestivo comune catanzarese tra i due mari che custodisce uno dei centri storici più ricchi di storia. Nel cuore del paese, tra piazze, viuzze e palazzi nobiliari, sorge la chiesa dello Spirito Santo, restituita alla comunità dopo 60 anni di chiusura e acquisita al patrimonio comunale, diventata ora museo dell'arte sacra e della religiosità. È qui che il visitatore può ammirare una mostra permanente di alcune tra le più importanti opere riprodotte su tela del Cardisco, nato a Tiriolo nel 1486, è morto a Napoli 56 anni dopo. Abbiamo iniziato a fare diverse iniziative culturali che hanno riportato il nome di Cardisco all'attenzione dei tiriolesi, non solo. Una di queste è la riproduzione di 5 affreschi splendidi del Cardisco, soprannominata dal Vasari nella storia dell'arte, quale il Calavrese, in quanto nato proprio a Tiriolo. Ma Tiriolo è molto altro, con i suoi 5 musei aperti tutti i giorni, i percorsi naturali, le botteghe artigiane, i sapori tipici e i costumi di un tempo, richiama turisti in ogni periodo dell'anno ed è sempre un'affascinante scoperta. È stato molto bonito. È bello il paese, è bello passeggiare per queste stradine strette, vedere tanta gente per strada, incontrare una nuova cultura, anche il cibo e l'architettura. È molto una cultura interessante. Trovo diverse similarità con la nostra cultura. Stare qui è bello perché è un punto più alto, possiamo quindi osservare anche il paesaggio fra i due mari, insomma, che è una cosa molto suggestiva. Insomma, lì stiamo esplorando la cultura gastronomica tipica dell'area. È bello stare qui, è bello visitare questi posti. Rossella Galati per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LACNews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. LACNews 24, la Calabria che fa notizie.